Che? Gioppo! Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. Quest'oggi parliamo del 21esimo classico Disney, un film del 1973. Sto parlando di Robin Hood. Questo film è un mischione veramente particolare. Lo chiamo mischione perché sarebbe la versione animale, cioè la versione degli animali di Robin Hood, così come ci viene anticipato da Cantagallo, il bardo che è di fatto un gallo, a inizio film. Però è realizzato un po' male, no? Cioè ci sono questi personaggi particolari con Robin Hood che è una volpe, poi abbiamo Little John che è un orso, tra parentesi è clamorosamente Baloo, così come Service, poi Service, bellissimo questo nome, così come Service altro non è che Cade, il libro della giungla, che di fatto hanno mantenuto, tra parentesi, gli stessi doppiatori, non è un caso, perché sono gli stessi personaggi. Insomma, abbiamo questa concezione animale di Robin Hood, però non funziona. Non funziona, è mal realizzato a mio avviso, perché intanto se mi metti gli animali non me li puoi far vivere in un mondo umano. Come fa a essere la versione animale? È una falla questa, così come non ha senso che quando si sposa Robin Hood alla fine Little John utilizza una carrozza con attaccati dei cavalli. I cavalli furbamente non vengono fatti vedere. Però se fai e tiri una frustata ci saranno dei cavalli attaccati. Quindi ci sono degli animali effettivi, ci sono gli animali antropomorfi e gli animali veri. No, non funziona, così come anche per i topi. All'interno di Robin Hood i topi vivono all'interno delle tane. Delle tane all'interno delle case degli altri animali, così come per esempio noi ritroviamo all'interno della chiesa il topo sagrestano che vive dentro la chiesa in una tana, così allo stesso modo noi abbiamo la chiesa come struttura effettiva. Non mi è per niente chiara questo sviluppo animale. E poi anche gli accoppiamenti, per esempio Re Riccardo, che è un leone, ha come nipote Lady Marian che è una volpe. Com'è possibile? Com'è possibile avere come nipote una volpe? Cioè, quindi è possibile che la sorella di Re Riccardo sia una volpe? Ma quindi i genitori di Re Riccardo sono un leone e una volpe? Cosa fanno come i Pokémon alla fine della fiera? Come fanno ad avere dei figli diversi? Non è possibile! Quindi questi mescolamenti qua, a mio avviso, non hanno funzionato. Avrebbe avuto un senso se, per esempio, nel mondo delle volpi, noi abbiamo Robin Hood, abbiamo Little John, abbiamo il Principe Giovanni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sviluppato così ha dei gap logici incredibili che uno non vede perché dice è un'allegoria, no? E quindi c'è il codardo, il leone senza la criniera, poi c'è l'astuto Robin Hood che quindi è una volpe, c'è quello grosso e forte, no? Little John che quindi è un orso, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non ha senso. Così come non hanno senso le proporzioni fra i personaggi. Cioè, ragazzi, c'è Lady Cocca, che è una gallina, che è grande quanto metà rinoceronte. È una gallina, ma come è possibile? Proporzioni sballatissime. Non ha senso. Non lo so perché hanno avuto questo trip incredibile. Però forse l'assenza di Disney, non lo so. Come vi ho già anticipato, per questo film il budget rilasciato era veramente piccolo. Per questa ragione hanno fatto un riciclaggio incredibile. Un riciclaggio di personaggi, basti vedere che Little John e Baloo sono lo stesso personaggio, così come Ka e Service. E hanno riciclato anche delle scene, soprattutto questo si vede benissimo in Re Giovanni, Re Fasullo d'Inghilterra, no? Quella fase dove tutti ballano e cantano nella foresta di Sherwood, e lì ci sono punti presi da Biancaneve, ci sono punti presi dagli Aristogatti, ci sono punti presi, ho letto, anche dalla Bella Addormentata nel Bosco e dal Libro della Giungla, cioè la danza che fanno Little John e Lady Cocca è clamorosamente quella fra Baloo e Re Luigi. Quindi da un lato è stato anche interessante, no? Perché lo guardi e dice, questa è Biancaneve, questa è la Bella Addormentata. Ci sono tutti dei punti che sono stati ricalcati.
Tanti direbbero che è brutto vedere il riciclo, a me invece ha divertito parecchio, perché ero lì alla ricerca di... Detto questo, vediamo il film vero e proprio, che ha delle dinamiche, secondo me, che... Boh, potevano essere sviluppate in un altro modo, perché alla fine è sempre la solita storia che si ripete. C'è questo benefattore, Robin Hood, che va in giro, ruba ai ricchi per dare ai poveri, e non fa altro che rubare, rubare e salvare, rubare e salvare. Non c'è un vero e proprio excursus narrativo, non c'è una storia di mezzo. Quel poco di storia che poteva essere fatto vedere, ovvero il finale, quando torna Re Riccardo, ecco fatto che non lo fanno vedere, lo tagliano, sebbene fosse previsto un finale alternativo, ma di questo ne parliamo dopo. Il film, come vi ho già detto, parte con Cantagallo che spiega un po' la situazione e c'è la canzone famosissima Urca Urca Tirulero, oggi splende il sole, no? Io l'ho trovato un testo un po' minimale, sinceramente non so come sia la versione originale in inglese, però il testo di quella canzone, soprattutto la parte finale che dice devono salvarsi e alla fine ci riescono, Urca Urca Tirulero, oggi splende il sole. Ma non mi ha raccontato un cazzo così, cioè è tremendamente minimale. Devono salvarsi e alla fine ci riescono. Complimenti, cioè perché non hanno sviluppato quella questione, il come ci riescono? Uno dice, perché te lo fa vedere? Loro si arrampicano sull'albero e non li trovano più. Ok, va bene, però ragazzi è triste così, Dopo che sono scappati dallo sceriffo di Nottingham, che di base sarebbe l'esattore delle tasse, incontrano la carovana di Principe Giovanni e riescono, fingendosi delle... non del fatto che è delle chiromanti, a rubargli tutto l'oro che hanno all'interno della carrozza e persino le borchie della carrozza stessa. Tra parentesi, sono una manda di deficienti, cioè c'è un punto dove Little John, che vi ricordo è un orso, non è una roba piccola, è un orso, riesce ad andare sotto quattro rinoceronti che stanno tenendo in alto il forziere con dentro tutti quanti i valori che hanno preso con le tasse, e Little John riesce ad andare sotto di loro, che sono girati tutti nello stesso verso, tra l'altro, a fare un buco sotto a questo forziere e a riempire di monete la sua veste. Il tutto stanno sotto di loro. È impossibile, è improponibile questa cosa. Cioè, ero anch'io un super ladro a quei tempi. Gli ho visto rubare delle cose in una maniera incredibile, quando fa il baciamano al principe Giovanni e gli ruba le pietre dagli anelli, ma dai, com'è possibile? Voi mi dite, è un cartone animato, ma ho capito che è un cartone animato, ma sono una mandria di deficienti, via! Questo film è bello perché è molto rappresentativo anche dei nostri tempi, no? Cioè, vedi tutte queste persone che sono costrette a versare continuamente tasse al principe Giovanni. Mi è piaciuto per quello, mi ci sono un po' rivisto, no? In particolare è bruttissimo vedere come questo esattore delle tasse, che poi non è colpa dell'esattore delle tasse, è colpa di chi mette le tasse, ricordiamolo sempre. Comunque questo esattore delle tasse, lo sceriffo di Nottingham, che fa vedere come, fra virgolette, deruba tutti i vari paesani, e c'è questa parte particolare dove arriva e ruba l'unico soldo che hanno regalato a questo coniglietto della famiglia dei conigli, dove c'è pure la coniglia vedova, quindi cioè proprio lo rappresentano come uno stronzo incredibile, deruba uno quel gesso, tra parentesi come fanno a avere il gesso in quell'epoca, vabbè lo sanno solo loro, deruba un cieco, anche se in realtà è Robin Hood, ma lo deruba lo stesso, e deruba questa famiglia di coniglietti, dove si festeggia il compleanno di un coniglietto solo. E questo mi ha dato parecchio da pensare, perché di solito i conigli fanno intere cucciolate. Il fatto che ci sia un unico festeggiato ad un compleanno mi ha ovviamente vuole essere una rappresentazione umana, però mi ha dato molto da pensare. Soprattutto perché questo coniglietto qui poi ha mille altri fratellini più piccoli, Saetta si chiama il coniglietto, quindi... Com'è possibile che sia solo tu a fare il compleanno? Quando hai un sacco di fratellini più piccoli, dov'è il resto della tua cucciolata? Mi sto preoccupando. Per incastrare Robin Hood, il principe Giovanni che cosa fa? Organizza la famosissima gara di tiro con l'arco. Ben consapevole che potrebbe travestirsi, sguinzaglia il suo serpente Servis per riuscire a rintracciarlo.
Ebbene, Service si finge un palloncino, infila la testa in un palloncino, tra parentesi, così come i gessi, nemmeno i palloncini esistevano a quell'epoca, comunque infila la testa in un palloncino e quindi il resto del suo corpo è come se fosse stato il filo del palloncino stesso e riesce a volare, un palloncino ad elio, tra parentesi, un palloncino ad elio all'epoca di Robin Hood, com'è possibile? Com'è possibile? Ho scoperto com'è possibile. Siccome era poco gonfio il palloncino, Service soffia dentro il palloncino stesso e questo vola di più. È certo, certo, perché quando respirano i serpenti emettono elio o al limite idrogeno, no? Ma che cacchio fate? Cioè, questa è una cosa che io ho visto in tanti altri, non classici Disney, però cartoni animati Disney, dove ci sono i personaggi che soffiano dentro dei palloncini e questi cominciano a volare. Questo è un falso fisico e anche chimico incredibile. Non dovete far vedere queste cose qua ai bambini, perché dopo ci credono, fanno delle figure di merda in giro, tra parentesi. Robin Hood ovviamente vince questo torneo di tiro con l'arco perché lui è bravissimo. E anch'io ricordavo che c'era la scena in cui c'era l'avversario di Robin Hood che faceva un centro perfetto, ma ecco che Robin Hood allora tira la sua freccia e riesce a tagliare a metà la freccia del suo avversario. Wow! Però l'hanno voluto fare molto più sborone di quello che era, cioè pensate voi alla Disney. E quindi che cosa succede? C'è lo sceriffo di Nottingham che bara e quindi con il suo scagnozzo dentro al bersaglio riesce a farlo muovere in modo da fare centro, tra parentesi è velocissimo quell'avvoltoio là dentro al bersaglio perché è impossibile andare più veloce di una freccia per riuscire a fare centro, comunque vabbè, insomma fa centro, però non contento c'è Robin Hood che sta per tirare, lui gli tocca l'arco e lo fa tirare verso l'alto. A questo punto Robin Hood non si fa problemi, prende un'altra freccia, la scocca verso l'alto, colpisce il fondo della freccia che è già in alto, che comincia allora la sua direzione verso il basso, quando invece avrebbe dovuto cominciare a roteare, ma vabbè, va verso il basso, colpisce la punta della freccia dello sceriffo di Nottingham e quella freccia si apre a metà. Perché? Perché ha toccato la punta della freccia, perché la freccia si è distrutta? E soprattutto, in ogni caso, è stato un centro per entrambi. Cioè, avrebbero dovuto quantomeno ritirare entrambi, invece no, ha vinto Robin Hood. Cioè, a questo punto qui mi aspetto qualsiasi cosa. In ogni caso, Robin Hood viene sgamato. Però a questo punto, grazie all'aiuto di Little John, viene liberato. C'è un mega combattimento incredibile. Ecco, una cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo classico Disney sono i combattimenti. Molto concitati, ben sviluppati, violenti, tremendamente violenti. Ci sono lanci di frecce, asciate, spadate, gente che potrebbe farsi male in 10.000 modi possibili. Non accade praticamente mai. Però è, vi ricordo, che è sempre violenza, ok? È sempre violenza, io sto guardando della violenza. Non è che nei classici Disney non c'è violenza, non è che se Willy il Coyote cade e poi diventa una fisarmonica, quella non è violenza. Quella è violenza, signori, senza conseguenze, ma è violenza. Quindi non mi rompete le balle agli anime. Ma chiudiamo questo discorso. I combattimenti di questo film sono molto ben sviluppati, mi sono molto piaciuti. A questo punto mi sorge il dubbio che forse la presenza di Disney non era un po' da freno a queste cose, perché veramente io ho provato del gran pathos, dell'adrenalina proprio in questi scambi, anche se ero ben consapevole che nessuno si sarebbe mai fatto male. Poi c'è la fase di cui vi ho già parlato, di Giovanni, il re fasullo d'Inghilterra, dove tutti cantano e ballano. Re Giovanni si incazza come una iena, anche se un leone, e aumenta le tasse, quindi tutti arrivano a un punto che non possono più pagare e vengono tutti incarcerati, ivi compreso Fratak che non ne può più di vedere la gente salassata e a questo punto si ribella al potere, si ribella allo sceriffo di Nottingham che comunque prova piacere nel ritirare le tasse e quindi lasciare la gente ancora più povera e comincia questo combattimento in cui alla peggio perché viene incarcerato e viene condannato a morte apposta per far venire fuori allo scoperto Robin Hood. A questo punto c'è tutta la fase dell'evasione. Quella notte Robin Hood e Little John fanno evadere tutti, ivi compreso Fratak, e c'è un'altra scena no sense, no? Dove c'è il re che ordina di attaccare le guardie partono alla carica ed ecco fatto che colpiscono il re contro le grate delle prigioni. Cioè, una scena completamente no sense.
In compenso, tutta la fase dell'evasione è molto interessante, ripeto, molto ben sviluppata, così come i combattimenti di cui vi ho parlato precedentemente. Insomma, alla fine tutti quanti riescono a scappare, tra l'altro con anche dei gran borsoni di soldi, hanno derubato il principe Giovanni, parte del castello ha preso fuoco, eccetera, eccetera. Salta fuori Cantagallo che comincia a cantare la fine, no? Neanche a cantare, a raccontare con sotto della musica. E non ti fanno vedere niente, cioè ti dicono il principe Giovanni è stato messo in galera insieme a Servis, lo sceriffo di Nottingham, perché è tornato re Riccardo dalle crociate, ma non fanno vedere niente. Cioè c'è Robin Hood che si sposa con Lady Marian e fine. Perché? Cioè il ritorno di Re Riccardo era una figata pazzesca, per quale motivo non me l'hai fatto vedere? Ho scoperto che c'era il finale alternativo, c'era una fase in cui proprio Re Riccardo tornava bello cazzuto come si comanda e faceva rigare dritto tutti, in un punto dove c'era addirittura il principe Giovanni che minacciava di morte la gente, cioè un delirio, una scena bellissima, è stata tagliata e hanno semplicemente messo Cantagallo che dice sappiate che è andato tutto bene, fine. Un po' minimale. Tra parentesi, il modo in cui Re Riccardo è stato mandato a fare la crociata è veramente ridicolo. Cioè, di nuovo hanno messo il serpente, e beh, sempre qua, ad ipnotizzare il re Riccardo per obbligarlo ad andare a fare una crociata. Vabbè, cioè, proprio un mezzuccio da quattro soldi questa cosa, l'ha ipnotizzato. E poi non ho capito bene perché ipnotizza soltanto con chi ci riesce e fa tutte le persone con cui ci puoi riuscire. Proprio Re Riccardo, che è un super leone cazzutissimo, riesce a farlo con lui e non a quel coglione di suo fratello, del principe Giovanni, o al limite lo sceriffo di Nottingham, o al limite, cosa ne so, anche Robin Hood stesso, Lady Marian. Perché non ipnotizzi il mondo? Hai questo super potere che gli altri non hanno? No, lui rimane il viscido servitore di qualcun altro, forse perché è un serpente, non lo so. E siamo arrivati al momento del miglior personaggio. Il mio personaggio a questo giro, siccome mi sento anche particolarmente empatico nei confronti di questo personaggio, lo voglio dare a Fratak. Fratak, a differenza di Robin Hood, che un pochino forse è da condannare per quello che fa, perché di base ruba, lo fa per un motivo nobile, per ridare ai poveri, ma non è così che funziona, cioè non puoi compiere un illecito anche se a fin di bene, questo è sbagliato, bisogna fare in modo che le cose funzionino e basta. Fratak questo l'ha capito, Fratak dice purtroppo dobbiamo sottostare finché non riusciamo a creare un cambiamento, anche perché prima o poi tornerà Re Riccardo, no? La sua idea era questa. Però alla fine, e dai, lui non è che dice io scendo a compromessi, comincio a rubare. Un cazzo, io combatto. Sceriffo di Nottingham, mi hai rotto i coglioni. Prende un bastone e comincia a saccagnarlo ben bene. E io spero che dei politici in questo momento stiano guardando questo video. Non lo guarderanno mai, ma è uguale. Guardate che in Italia la situazione dei Fratak è tanta. È tantissima. E voi non siete i Robin Hood che rubano ma hanno il favore della massa. Quindi attenzione, perché prima o poi Fratak si rompe il cazzo. Detto questo, signori, se siete d'accordo con me un bel mi piace, se non siete d'accordo con me un bel mi piace lo stesso. Da Kelly Chap è tutto, ci vediamo con il prossimo classico Disney. Els estels guarden somis que són vius. La cultura viatja sola.